Bella ragazzi, ciao a tutti i ricchi e bentornati qua su Farming Simulator 17, mappa Stappenbeck. Raga, finalmente ho capito che fine ha fatto la Colts. Vi giuro, ci ho perso mezz'ora ad impazzire. Dico, ma che cacchio. Sì, questo è il punto giusto in cui scaricare. Questo è il punto giusto, ma non riuscivo a capire però. Dico, sto coso qua non si accende, perché non si accende? E alla fine, raga, l'illuminazione, aspetta, schiacciamo F1 e guardate là, attiva Farm Silo System, ma mannaggia, boom, eccolo qua. E mo funziona, quindi come possiamo notare la colza è finita appunto qua dentro, 3376. E oltretutto qua il tubo si è pure, diciamo così, esteso. Quindi posso adesso riprendere la colza quando serve. Allora, praticamente è tutto un sistema per risparmiare corrente. Quindi visto che al momento non serve lo posso spegnere. E il tubo si ritira. Ah, mamma mia raga, quanto c'ho perso tempo. C'ho perso pure il cervello. Ma alla fine finalmente ho capito. Allora ragazzi, continuiamo quindi con il lavoro. Vi avevo detto che portavo Alex, ma diciamo che ancora non sono riuscito a beccarlo. Io ho scritto, gli ho detto: Alex, quando hai tempo vieni a giocare con me. Al momento non ho ricevuto risposta, so che al momento è molto impegnato, quindi ragazzi, quando lui ha tempo al 100% lo porto qui sulla serie. Ovviamente se è impegnato al momento non lo posso portare. Vorrei portare anche Poddy, anche se lui fa danni, ma Poddy al momento è in vacanza. Lui è in vacanza, mancherà ancora un 2 settimane, credo. Non è a casa sua, è andato lontano in vacanza, quindi Poddy per ora se la sta spassando, raga. Quindi Nick è, al momento diciamo che è da solo, ma non mi lamento. Io sto bene, non è che... cioè, mi fa piacere che gli alberi stanno tutti in piedi, quindi va, problemi non ce n'è. Quindi raga, torniamo al lavoro. Dove lo metto mo sto caspita di... dove lo metto il trattore, insomma? Per il momento magari lo parcheggio qua, raga. Bene. E per il momento lo parcheggio qua. Mi avete pure detto, Nick, quando finisci di trebbiare, non spegnere subito la mietitrebbia, ma anzi alza la lama come si fa nella realtà. Ragazzi, grazie che mi siete spiegando un mucchio di cose. Spero che piano piano riesco a tenerle tutte queste cose in mente. Non è proprio semplice, ma ci provo. Allora, qui ho combinato un po' di guai. Ho fatto un po' di casini, diciamo. Allora, quindi abbasso la lama e accendo la trebbia. Questo cos'è? Questo è frumento. Aspetta, faccio la paglia? La faccio? Beh, potrei farla, perché no? Sì, ma facciamola. Bene. E famola sta paglia, va. Potrei comprare effettivamente una piccola imballatrice, perché no? Tanto quella mod là che mette tutta quella roba antica la posso sfruttare così, dato che quelle sono imballatrici che costano poco. E le balle servono, serviranno per i maiali tipo, no? Quindi perché no? Ma perché no? Ma perché no? Ci faccio una canzone? No, niente, lasciamo perdere. Cioè, se sapevo cantare a quest'ora facevo il cantante, giusto? Direi. Ma non fa per me. Non fa in me per me. Allora, bello, il mio Fiat Agri. Ma avete detto, Nick, metti un altro Fiat. Mo non ricordo come si chiama. Vedremo, raga, vedremo. In questi giorni c'ho un po' di problemini da sistemare. Un po' di pensieri. Sono un po', insomma, un po' così. C'è il periodo che magari è più tranquillo, c'è il periodo più movimentato. Lo so, l'estate dovrebbe essere il momento del riposo, invece mi sa che sono più stressato mo che in inverno. Vabbè, comunque, mo faccio giro tondo e poi avanti e indietro, perché sennò questi alberi qua mi danno fastidio. Lo so, Poddy a quest'ora mi diceva: che ci vuole, buttiamoli giù. Però io trovo che sono carini, quindi
Allora, ma qui come caspita? Vabbè, tanto c'ho l'autolivellante io. Allora, però ogni volta mi scoccio che devo abbassare e poi accendere. Caspita. Però comunque, raga, è bello, eh? Guardate l'autolivellante, eh? È perfetto. È perfetto, si autolivella in base al dislivello, diciamo. Allora, mo pure qua facciamo un giro, dai, qua è più facile oltretutto. Basta fare così. Oh, però ho già quasi fatto il pieno, Invece, beh, è vero. Difatti la colza vale di più ma ne raccogli di meno. Il frumento vale di meno, ne raccogli di più. Anche se mo con la mod Season, beh, non lo so se i prezzi sono poi così differenti. Osho. Difatti tra non molto devo scaricare. Ovviamente non devo passare sul raccolto, se no lo distruggo. 74, 75. Abbiamo già fatto un bel 3000. Al momento non conviene vendere perché vale poco, credo. Non ricordo. Al momento credo che vale poco il frumento. Ora poi ci diamo un'occhiata ai prezzi. Mi avete anche detto, Nick, abbassa il numero di giorni nella season. Ma io penso che voglio tenerne 9 perché ho più scelta. Ho più prezzi più variabili e quindi penso che può convenire un po' di più. Ok. Allora, gira. Un po' complicato. Cominciamo ad aprire il tubo. Allora, aspetta, il tubo è questo. 94%, 95%. Devo stare attento, se no rischio di fare disastri. 99%, piano adesso, piano. Bene, si è fermata da sola. Ok. Bella, ma quanto mi piace questa trebbia. Vecchia ma bella. Vecchia ma bella. E poi orgoglio italiano, voglio dire. Vale più di quelle moderne. Ovviamente di marca straniera, però, eh. Allora, andiamo a prendere il grano. Il grano, il grano. Vado a prendere il grano, il grano. Allora, giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo, casca la terra. Oh, ma che è? Oh, oggi giornata di canto. Bene, mo ci mette 3 ore per scaricare, alleluia. La felicità mia è la più totale. E aspettiamo un po', raga. Già, intanto che aspettiamo facciamo una cosa. Bene, è il periodo del raccolto, questo è un bene. E i prezzi? Frumento, devo vendere il quarto giorno d'inverno, che è il momento in cui il frumento vale di più. La colza, la stessa cosa, quarto giorno d'inverno. Quindi questo famoso quarto giorno c'ho da vendere un bel po'. Per quanto riguarda invece le pecore, le compriamo il quarto giorno d'autunno. Va bene. Bene, almeno so che per il momento non devo vendere nulla e non devo comprare nulla per il momento. Perfetto, dai. Allora, manca poco. Abbassiamo la lama. Accendiamo. Devi prima appunto, devo accendere il motore. Chiudiamo il tubo, accendiamo la lama e riprendiamo.
cavolo. Non stavo più a guardare il livello. Beh, meno male che non ho distrutto niente. Allora, devo scaricare però. Quindi, apri il tubo. E andiamo a scaricare ancora una volta. Ecco qua. Allora, intanto che scarico, voglio dare un'occhiata alle imballatrici. Beh, questa è la più economica, raga. 12.000. No, veramente c'è anche questa. Ma questa... Ah, questa fa mini balle. No, le mini balle non le voglio. Balle da 300. No, no, no. Meglio da 4.000. Meglio da 4.000. Costa anche di meno al giorno come manutenzione. Pigliamo questa dalla Massey Ferguson. Poi non posso comprare questo perché i soldi non mi bastano, però. Dai, compriamo una bella imballatrice. O la piglio in affitto. Ma no, compriamola, va. È tutta in affitto, no, giusto? Ok. Allora, qua abbiamo finito. Bene. Ok, e per quanto riguarda invece come portarmele via le balle? Forse le carico sul carrellino, non lo so. Certo, effettivamente ci vuole il carrellino per trasportare le balle. Ora poi vediamo. Comunque, una cosa alla volta. So bene che devo ancora restituire 10.000 euro entro l'estate, così come vi avevo detto. Ma ancora l'estate, raga, non è finita nel gioco, Ancora nel gioco l'estate dura 4 giorni e in 4 giorni si possono fare tante altre cose. Quindi il tempo, raga, non manca. Non manca. Restituirò i 10.000 euro di debito. Perfetto, raga. E abbiamo trebbiato anche il terreno 84. Allora, cominciamo ad aprire il tubo. Ok. Solleviamo la lama. E spegniamo la sta lama che ormai non serve più tenerla accesa. Allora, vediamo quindi di scaricare. Non so quanto ancora ce ne entra in questo cassone, ma mi sa che non ci entra tutto. Vabbè, tanto la trebbia la devo portare comunque via da qua. Non la posso mica lasciare qua. Ok, di più non ce ne va. Vediamo, ragazzi, se riesco a sollevare il carrellino per la lama, che purtroppo è caduto qua nell'acqua. Ho qualche dubbio, ma devo provare a prenderlo. Ok, vabbè, si è raddrizzato, va bene. Ok, e allora? Ok. CTRLF. No, ok, no, 5 metri è troppo vicino. Ok. Accendiamo i lampeggianti. E andiamo, raga. Portiamo la trebbia a casa, ma non so proprio dove metterla. Sì, ok, ma avete detto, Nick, mettila dove hai lo spazio per i maiali. Sì, l'unico posto è quello. E allora, magari metto la velocità un po' più piano qua. Mettiamo tipo 20. Ok. 20 forse che è troppo. Facciamo 16 km orari. 17, vai. Ocio, non distruggere il terreno del vicino. E non sbattere per un pelo. C'ho ancora la freccia accesa. Oh, ma sempre gente ci sta qua. Ok, l'ho pigliato io il palo, figurati se non lo prende lei. Il paletto, vabbè, tanto è invisibile, quindi. Ok, andiamo. Oh, sto andando troppo veloce, vero? Andiamo un po' più piano. Facciamo 22 km orari. Ok, meno male che per ora non stiamo ad incrociare macchine. Ancora sta freccia accesa, oh. Allora, forse che è qua a sinistra, non ricordo.
Sì, qua a sinistra dobbiamo andare. E mo qua è tosta fare sta curva. Mi sa tanto che lui va a sbattere, cavolo. Vediamo, no, forse no. Per un pelo, per un pelo. E mo qua come famo? Accidenti, no, è impossibile. È impossibile, a malapena riesco ad entrare io. Non ce la farà mai lui, è troppo stretto. Beh. Oh cavolo! Ok. Mi fa piacere che ci hai provato, ma lascia perdere. Ho mollato. Ok, e beh, diciamo che abbiamo Houston, abbiamo un problema. Mi serve il carrellino, ok. Beh, almeno in qualche modo ce l'ho fatta. Allora, segui di nuovo. Andiamo. Andiamo. E mi sa che è comunque troppo stretto qua. Vediamo, piano. Per un pelo. Ok, dai. A posto. Sì, dammi una spinta già che ci stai, eh. Ok, basta così. Allora, quindi per il momento, ragazzi, parcheggiamo la trebbia. Ma non ci entra. O forse sì. Allora. Dite che ci entra. E ci entra proprio a pelo. Ok, però da lì non si può uscire da lì davanti. Spegniamo. Di qua non si può uscire perché è chiuso, c'è un muro davanti. Vedete che c'è un muro? Quindi poi devo tornare a marcia indietro. Vabbè, uscirò a marcia indietro poi. Chiudiamo. Ah, già è vero che c'è un po' di raccolto, l'ho dimenticato. Vabbè, poi la scarichiamo un'altra volta, dai. Allora, devo scaricare quindi il frumento, però prima devo prima alzare una certa cosa. Ok. Piano piano imparo questa mappa comunque, raga, piano piano. È bella, stretta ma bella. Allora, scarichiamo quindi tutto il frumento. Perfetto. Che me l'ha buttato un po' fuori, spero di no. Fa un po' vedere. No, no, 8005, c'è tutto. Ok. Ci sta tutto. Allora, chiudi. Allora, il carrellino però, raga, lo lascio fuori che tanto poi mi serve, quindi. Stacco. E andiamo a prendere, raga, l'imballatrice. Devo anche prendere la forca, no? Sennò come le carico ste. No, aspetta, il carrellino mi servirà. Vabbè, tanto no, due cose insieme non le posso portare, quindi. E chi cavolo ha chiuso? Apri. Ehi. Non si apre. Che diamine è? È chiuso perché. Ah, è chiuso perché è sera. Non ci voglio credere. Ok, raga. Accidenti, dobbiamo far passare questa nottata. Sennò qua non mi aprono. Ok, facciamo arrivare il giorno successivo. Ok, vari costi. Alle 8 di mattina magari apre. No, quando è che apre? Ah, ecco, apre alle 7 più o meno. Va bene. 8 del mattino. Bene. E difatti lì c'è scritto: apre alle 7, chiude alle 12, riapre alle 13 e chiude alle 18. Hai capito? Allora, praticamente devo noleggiare perché i soldi non mi bastano. Devo noleggiare questo. Seleziona. E caspita, vabbè. Noleggia, poi lo compriamo, ma per ora i soldi non mi bastano.
E poi mi serve una forca per foraggi. Questa la compriamo invece, tanto la useremo. Ok? E mo sono rimasto con 700 euro, ma va bene. Bella però, eh? Piccola ma bella. Ok, ci siamo, raga. Beh, un bel po' di balle penso che riesca a farle. Allora, comincio. Perfetto. E cominciamo, raga, a fare le balle di paglia. Le ho fatte su Minecraft incredibilmente. E spero che state seguendo la serie che sto a fare su Minecraft. Perché anche lì sto praticamente a fare l'agricoltore. Quindi spero che la state seguendo. Allora. Namo. Mo molliamo la balla. Ecco la nostra prima balla che se ne va, accidenti. Vediamo poi se riesco a recuperarla. Va proprio via. Ragazzi, me la permettete una battuta? C'ho le balle che girano. Mi stanno girando le balle. Speriamo che non vanno a finire in acqua. Allora, vediamo questa dov'è che va a finire. Rotola, rotola, mi rotolano le balle. Ok, ci siamo quasi, raga. Ancora qualche balla. Forse un'altra, ma neanche. Non credo. Comunque, ho fatto un bel po' di balle. Ne è valsa la pena. Soprattutto quando poi le utilizzeremo, serviranno. Ok, ne mollo un'altra e non lo so se riesco a farne un'altra di balla. Vabbè, lasciamo perdere. Non penso che posso fare un'altra balla, manca ancora troppo. Comunque abbiamo fatto 2, 4, 6, 8 balle perché una è mezza nascosta. 8 balle, ok. C'è solo un piccolo problema. Mo dove le metto per portarla a casa? Ok, quanto sono belle le mie balle. Vabbè, va, oh, non è che dovete capire male però adesso, eh. Non fatevi strane idee. Allora, 2, 4, 6, 7, una nascosta, 8. Ok. Allora, vediamo se riesco a metterle per benino qua sopra. Gancia. Allora, se le metto per bene forse ci entrano pure tutte, ma ho qualche dubbio. Proviamo. A raccogliere la prima. Ok. Ma non credo che ci stanno. No, sono belle grandi. Beh, comunque è un'idea questa, no? Non è il top, però, raga, va bene. Ok, allora, e mo dove le mettiamo ste balle? Ah, ho un'idea. Ho un'idea, anche se è un po' scomodo. Allora, lì sotto no. Praticamente penso che le possiamo mettere per il momento qua dentro. Sì, qua andrà bene per ora. A meno che non se le magna il posto qua. Non so se se le magna lui. Perché alla fine è sempre un posto in cui dovrei mettere animali, quindi. Beh, o facciamo una prova con una balla. Ok, devo riuscire a prenderla. Bene. Manovre complicate, devo dire. Vediamo se se la prende per caso, perché se la prende non le posso mettere qua. Se le prende lui non va bene. Okay, no, forse che non le prende. Ok, non le prende. E questa la mettiamo qua in qualche modo. Molla. Ok, raga, facciamo così. Ahimè, il tempo è stravolato via. E facciamo così, le altre quattro balle le vado a prendere mentre non registro. Tanto praticamente faccio quello che avete visto finora, quindi va bene così. Ci
Quindi per il momento ci fermiamo qua, ragazzi. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. E ragazzi, come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Se avete qualche suggerimento da darmi, non esitate a commentare. Ci becchiamo presto, ciao, alla prossima.